Per la Chiesa con questa domenica comincia il nuovo anno e per 4 settimane saremo chiamati al raccoglimento e al rinnovamento interiore, preparandoci al Natale e all'incontro con il Signore. Per questo diamo il benvenuto a Padre Ernesto Della Corte. Buona Pasqua della settimana. Ti Buona Pasqua della settimana anche a voi. vediamo in una location diversa, Padre Ernesto, ma anche da lì ci Sì, arriva il tuo sono in messaggio. clausura a Crotone dalle suore carmelitane, quindi vi sto parlando da una piccola celletta dove posso fare ancora la trasmissione. E quindi mi scuso anche della non qualità, ma qui c'è molto vento, siamo su una collina molto bella, dove nel silenzio stiamo lavorando sul Vangelo di Luca. Perfetto, allora noi ti ascoltiamo e cominciamo insieme a te questo tempo di avvento. Ma direi, non so se iniziamo o O continuiamo, perché noi continuiamo, sì. domenica scorsa, l'altra domenica precedente, quando abbiamo commentato Marco 13 e poi la solennità di Cristo, Re e Signore dell'Universo, abbiamo raccontato che i testi della fine di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo, oggi inizia di nuovo l'Avvento, praticamente non fanno altro che riportarci, se non in Vangeli diversi, la stessa grande realtà. I famosi discorsi escatologici, cioè rivelativi, apocalittici, che ci rivelano l'importanza di una storia, di un mondo, di un cosmo che va verso un compimento, non verso la fine, ma verso un compimento. Tra l'altro, abbiamo anche chiarito che l'anno liturgico è uno solo, con i suoi 3 cicli. Abbiamo l'anno scorso fatto il ciclo dell'anno B, in cui leggiamo Marco, l'anno A è l'anno in cui leggiamo Matteo, quest'anno cominciamo a leggere 21, proprio oggi Luca, al capitolo 21, il discorso escatologico. Perché è così importante l'anno liturgico? L'anno liturgico è come una scala a chiocciola che ha un perno sempre fisso che è Cristo. Cristo è l'anno liturgico e poi nella forza dello Spirito noi di ciclo in ciclo, quindi anno A, anno B, anno C, o meglio ciclo A, ciclo B, ciclo C, noi dovremmo avvolgerci nella forza dello spirito lungo questo asse. E quindi ogni ciclo dovrebbe non ricominciare il cammino, ma continuare progressivamente l'approfondimento del Vangelo e soprattutto la trasformazione di una storia che deve arrivare al compimento. Ecco perché la Pasqua della settimana, che è ogni domenica, come la definisce il rito dell'Asperges, è quell'appuntamento che noi chiamiamo conversazioni bibliche con la nostra trasmissione, durante la quale possiamo approfondire effettivamente il mistero di Cristo. Oggi inizia il ciclo C e l'Evangelista Luca ci terrà compagnia quest'anno. L'Evangelista, l'unico greco tra i quattro, un medico, alunno e allievo di Barnaba e di Paolo, era di qualche anno un po' più grande di Paolo, 4-5 anni. Una persona molto intelligente, un uomo che ha voluto molto bene a Paolo, a tal punto che lo seguirà fino a Roma, dove poi il grande apostolo morirà, e poi Luca rientra in Grecia, dove in tarda vecchiaia scriverà questo terzo Vangelo, che è definito in tanti modi il Vangelo delle donne, della misericordia, le grandi parabole sulla misericordia di Dio, i Vangeli dell'infanzia che Luca insieme a Matteo ci ricorda. Quindi iniziamo con lui questo avvento, adventus, questa parola che indica in latino la venuta. In realtà sotto c'è il testo greco che indica la parusia, cioè una venuta ma anche una presenza. Rispetto a questo testo greco, vuol dire che c'è già una presenza del Cristo risorto, ma lui ritornerà, come ci ha promesso, e questa volta lo vedranno tutti, anche quelli che lo hanno trasfisso, dice l'Apocalisse. Perché è importante l'Avvento? Con l'Avvento inizia questo nuovo ciclo. Lui sta arrivando, l'umanissimo Dio sta venendo incontro a tutti quanti noi. Lui è veramente l'uomo vero e come dice il Concilio, noi dobbiamo imparare da lui a umanizzarci. Ecco, io direi che ogni ciclo liturgico, facendoci percorrere e facendoci abitare un Vangelo, che cosa vuole fare? Vuole far maturare la nostra maturità. Noi abbiamo una maturità che deve essere maturante, quindi deve crescere, progredire. E il Vangelo è fatto proprio per questo. Tra l'altro, il tempo dell'Adventus, l'Avvento, vuole da noi un atteggiamento molto importante. Gesù parla di vigilanza.
il vigilante, il cristiano è colui che vigila. Dovremmo chiamarci tutti Gregorio, perché Gregorio è un nome che viene dal greco Gregorein, vigilare, stare svegli, avere gli occhi aperti. Per cui il cristiano è come una sentinella che deve essere pronto a cogliere i segni dei tempi, perché Cristo sta per venire, il risorto sta per tornare. Allora noi dobbiamo educarci ad attendere il futuro, non dobbiamo mai girarci indietro in modo nostalgico, siamo davvero in un atteggiamento di speranza. La speranza attende il futuro con gioia, con serenità, perché è il centro proprio della nostra fede, come diceva anche Benedetto XVI, no? È l'incontro con Cristo, noi stiamo andando incontro a colui che ci viene incontro, lui, la nostra speranza. E come ha detto Paolo nella bellissima lettera ai Romani, Cristo, nostra speranza e anche la nostra salvezza. E in questa prima domenica di Avvento iniziamo di nuovo a leggere il discorso escatologico rivelativo. L'abbiamo lasciato in Marco 13, nel ciclo B, lo troviamo nel ciclo C, al capitolo 21 di Luca. Non lo leggiamo tutto, in realtà. Ne leggiamo qualche versetto nel quale Gesù in un discorso pubblico. Rispetto a Marco, dove l'abbiamo visto con i discepoli sulla collina del Getsemani mentre guarda la spianata del Tempio, qui invece Gesù è nel Tempio e fa un discorso pubblico, proprio all'interno del Tempio, cioè dell'istituzione più importante che abbiamo. Cosa ci svela Gesù con questo Vangelo? Che il mondo passa. Passa la scena di questo mondo, c'è un mondo nuovo che Dio sta preparando, dove il male, la violenza, la tirannia, l'egoismo, il possesso, tutta questa bramosia che l'uomo si porta dentro saranno annientate. E Gesù non fa delle previsioni sul quando, anche quando i discepoli, quando avverranno tutte queste cose. Gesù preferisce parlare piuttosto, ricordarci della vigilanza, ricordarci che abbiamo questa virtù cardine che serve per noi cristiani a stare svegli, ad attendere senza paura il ritorno. E i segni che ci sono dati, il sole, la luna, le stelle, lo dicevo già commentando Marco 13, sono segni che non devono farci paura. C'è una sorta di ritorno al caos precedente alla creazione. La terra e il mare saranno sconvolti, ci sarà molto spavento. Gesù però invita a non avere paura. Sono segni che vogliono farci capire il travaglio della storia e il travaglio del caos, del cosmo anche. E annunciano che Dio sta creando cieli nuovi e terra nuova. C'è un piano di salvezza, per cui Gesù ci infonde speranza, ci dà coraggio oggi a vivere questa vita nella preparazione davvero di questo incontro. È chiaro che a noi cristiani viene chiesto, ma poi a tutti gli uomini, di lasciare questo mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Dobbiamo concreare col Signore, siamo corresponsabili. La liberazione è vicina, la venuta del Figlio dell'uomo, quella profezia di Daniele, effettivamente sta per avvenire. È quello che aveva detto anche la profetessa Anna, proprio nel Vangelo secondo Luca, no? Quando parlava di questo bambino, parlava di lui a tutti coloro che attendevano la liberazione di Gerusalemme. Gesù era stato profetizzato colui che libera, lui è Soter, il Salvatore. Ecco perché anche l'esortazione finale, molto bella quella nello stile di Luca di oggi, non solo ci fa nutrire di vigilanza, di preghiera, Gesù ci dice di non appesantire i cuori. Che bella questa espressione con cui ha rimproverato anche i discepoli a Emmaus. Avete il cuore pesante, il cuore che non si sa sollevare nella fede, il cuore che si fa prendere dagli affanni della vita. No, noi dobbiamo essere vigilanti e speranzosi. Ecco perché l'ultimo versetto che noi leggiamo oggi, il 21, capitolo 21, versetto 36, letteralmente dice: state dritti davanti al figlio dell'uomo. Che bella questa espressione. State dritti, è la posizione del risorto, ma anche la posizione della responsabilità. Noi dobbiamo essere responsabili di accogliere questa libertà che ci viene donata e a saperla gestire, confidando in una sentenza favorevole in colui che verrà, che è il Cristo giudice
del mondo, colui che è il Pantocrator, colui che ha creato tutto insieme al Padre, nella forza dello Spirito, sarà certamente un Dio misericordioso. Noi confidiamo nella sua misericordia, perché Gesù, il risorto, il vivente che è in mezzo a noi, egli è la stessa misericordia del Padre. E questa libertà di cui tu ci parli nasce attraverso il distacco dalle cose terrene, quindi ci invita ad essere leggeri e liberi, Gesù. Io direi nasce non tanto dal distacco, ma da una scelta. La scelta di trovare il senso della vita nelle cose più importanti. Gesù non ci ha detto di lasciare, Gesù ci ha detto innanzitutto di scegliere. Scegli la povertà, scegli la pace, scegli l'amore, scegli la vita nel Vangelo. Questa scelta comporta anche una rinuncia, ma è la scelta d'amore che conta. La rinuncia potrebbe quasi farci sembrare a una sorta di volontarismo umano. E non siamo capaci noi di distaccarci dalle cose. È la forza dell'amore di Dio che ci stacca da tutto. Ecco perché chi ama si radica in questa via evangelica e allora sa anche, ovviamente, come conseguenza, distaccarsi da questa logica umana, ma perché lo Spirito opera dentro di noi. È importante sempre partire da Cristo. Da Lui partiamo e a Lui dobbiamo sempre arrivare. Allora, potremmo farci questa domanda: vogliamo davvero incontrarlo, Gesù? Ecco, ci possiamo lasciare Sì, così. Gesù ci aveva fatto una domanda, ma quando io tornerò vi troverò nella fede? E noi dobbiamo farci la domanda, ma quando lui tornerà? Noi avremo ancora voglia di andargli incontro? Noi gli stiamo andando incontro, cercando i fratelli più poveri, più bisognosi. Stiamo cercando di trasformare questa storia e questa creazione secondo il progetto di Dio. E credo che forse all'inizio di questo nuovo ciclo, quell'avvento che si preparerà poi anche alla Pasqua, non solo a Natale, questa è poca cosa, voglio dire, infantilismo. L'avvento inizia proprio nel prepararci al compimento della storia. Forse la domanda tua, Anna Maria, è una domanda che ci mette in crisi, dovremmo farla, ma noi stiamo andando incontro a Cristo, perché potremmo correre il rischio alla fine della vita di aver corso invano, direbbe Paolo, e di esserci accorti che noi non abbiamo fatto la sua volontà, ma la nostra. E sarebbe terribile, perché questo ci farebbe piombare in un terribile baratro. E invece chiediamo al Signore oggi conversione del cuore, mentalità nuova, soprattutto fiducia e speranza e positività, perché nella grazia di Dio tutto possiamo, come ci insegna Paolo. Cristiani dal cuore libero. Grazie Padre Ernesto, anche per oggi. E con le ali ai piedi, perché dobbiamo imparare a correre nella storia, ma con profondità, facendo ogni cosa con profondità. Ringraziamo di cuore Padre Ernesto e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Poi farò una preghiera particolare, lo dirò anche alle nostre amiche carmelitane, di pregare per la nostra televisione, per la nostra radio, e di incoraggiarci con la loro preghiera, visto che quello è il loro ministero. Anzi, le salutiamo e gli auguriamo tanta pace alle sorelle carmelitane del Carmelo di Crotone. Ci Pace uniamo e bene a tutti a quanti voi. te. Grazie Padre Ernesto, ci uniamo a te. Buona Pasqua Shalom. della settimana, Shalom.